Giochiamo Taricone. Taric. Viking, Taric. Viking, Taric. Bella Goz. Ciao Paolo, come va? Che vai facendo? Posso essere anche io un king? Non devi chiedermi il permesso quando lo sei già. Let's go. E bene, Flash Exhaust bene, molto bene. Revitalizzare un Fleeching, quanti CC hanno? Nautilus, Camilla, vai. Fleeching lo vogliamo. Flash Exhaust ci piace, preferiamo il Flash Ignite. Ma no, contro Nocturne Camille potrebbe essere buono tenere l'Exhaust, anche contro Camilla ci piace. Change playlist, che questa è tutta copriattata. Infatti erano molto carine. Domani partirò per Milano, ragazzi. Will be another adventure for Paolo Idolo at Boscar. Giochiamo per questo. Taric Zac broken. Taric contro 3 melee broken. Good luck and fun. Yes, sir. Yes, sir. Hanno invaso i bastardi. Ragazzi, starto di Q. E voi direte, ma che cazzo dici Paolo? Sei pazzo Paolo? Nessuno starta di Q Paolo. È una cazzata Paolo. Starta di E Paolo. La Q è inutile a livello 1 Paolo. Ok. Allora starto via, va bene? Bastava dirmelo. Bellissima Q da parte di Xayah, livello 1. Vediamo se questo Nautilus vorrà ingaggiare. Ma secondo voi perdendo metà HP dovrebbe proccare il Guardian? Secondo me sì. Una piccola Q in amicizia. Baciami stupido. Baciami stupido. Su queste cose di solito si diva.
Loro jungler in mid lane. Porco tuo. Era morto se la giocavo bene. Era morto se l'avessi giocata bene. Che suicida. Ok, ho il livello 2, broken. Non so se mi conviene suicidarmi, direi di no, anche perché c'è il buon Nautilus nei paraggi. Affarizzato. Io non muoio perché c'è il Garen. Non muoio. Mi faccio tier, tabby, broken. Così sono immortale. Ah, almost immortal. Mi serve i tabi. Come va top? Sta entrando di nuovo. Boh. Guarda che tipo uccide in questo momento. Sta proprio intanto. Quello ingaggia e lui è morto. Boh. Attention al fine. Dio la verità, pensavo un miliardo di volte peggio. Morirà anche lei
Inutile quella ult. Cringe. Peccato. Ci abbiamo le scarpe, mi sa di sì, 6.45. Oddio, sto entrando allora. E ok, ora sono davvero immortale. Cioè mi ammazza solamente Karthus. La botte non mi ammazzerà mai. Oddio, senza te non lo so, però sono molto 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 tankoso. Vorrei anche la quest per morire di meno. Vabbè, abbiamo il 6. La mia ulti contra quella di Taric. Si scola sempre usare la E, incredibile. Quello muore da top, da Nocturne, immaginavo. Muore Camille, secondo me no. Se l'avrà ingaggiata, immagino che morirà. Chi? Non credo che sia convenuto fare quell'ingaggio. Ci potrebbe essere Nocturne Botset, ma non ha il 6. Io ce l'ho questa adesso, broken, broken. C'è Nocturne qua, te lo dico io. Doveva venire, altrimenti noi minacciamo il dive, ovviamente. Comunque, pusho questa e recollo. Ok, ma ammazza solamente Karthus. Dobbiamo stare attenti a Karthus. Cringe, mamma. L'ho sannato? Sì. Per mistero della fede. Quelli però fanno un buon trade perché prendono T2 addirittura. C'è la ulti Nocturne, no?
C'ho un back di merda. Quello muore, spero no. C'ha il coso, ma secondo me muore uguale. Ci ha provato, giustamente. Dovrei vendere le pink, ma non voglio. Dovrei recollare con 1100 gold, ma non ce li ho. Cosa triste è che ho nullificato la ulti card su Steel, abbiamo perso. Male, molto male. Questa la one shotiamo. Sono fuori posizione, ma non di tanto, eh. Non mi fanno prendere le stack, mannaggia loro, mannaggia. Io c'ho il locket in base, no? Questo invece è un recall bellissimo. E poi giochiamo per drago. Abbiamo anche la ultimate per la ulti di Karthus, che mi sa che è in cooldown. La mid non cade, grazie a Dio, potevamo almeno provarci. Ci ha preso, incredibile. Eppure cazzo, l'ho fatta partire presto. Meglio il locket, eh. Mi faccio il Knights, mi farei. Se Vegar non muore, Oxaya non muore, è vinto. Vegar poi è tankosissimo. Questi mi pappo tutti io. Quasi tutti. L'hai perso. L'hai perso.
Chi doveva andare bot? Kalista. Dov'è Kalista? Top. Perché non gli ha fatto un... una minchia. Almost. C'è il baro anche. Ah, ma Tarkis, se partire è rotto, ragazzi. No, si stavo trollando, scusa. Faccio un bel giro di ward al baron e me ne vado a fanculo. Aspetta, ho sbagliato. Oh, vabbè, ormai. Recollo subito a settappare Drake, poi ricollo e settappo Drake. Siamo più forti loro. Poi abbiamo semplicemente un team molto più stabile. Nocturne e Camille non riescono a uccidere la backline e muoiono. Una volta che loro due muoiono, muore il resto del team. Questa è una call molto 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 interessante. Ci nega una visione, ma ho paura che non sarà nemmeno... Non ce l'ho il numero di Shirley King. Io non ce l'ho ultimo per quel fight. Quella cosa che hai fatto tu non l'ho approvata minimamente. Aspettiamo, prendiamo le altre pink, veniamo a guardare questa cosa di nuovo. Quello che lo difende. Va bene, va bene. Ci siamo sacrificati per un bene maggiore. Siamo ancora in tempo a fare sta roba. Quello muore. Deve rushare, infatti. Però hanno la ulti, spero di no. Se non ce l'hanno. Imo, lasciatelo. Avete fatto bene. Minchia che sfiga. Quello non si scuda. E andiamo per la torre bot. E guardiamo il giriamo per questa torre.
Non muore. Ah, feels bad, man. Cosa possiamo giocare adesso? Quello è morto. ...1400 gol. Io me la farei con questo item. Quello va per la base. Non muoio. Nocturne a little bit hinting. Ah, poi quello semplicemente builda. Quello mo ulterà, lei lo ulta. Non ha manco ultato. Che palle! Partita molto molto semplice. Io regolerei, c'è un item della Madonna in base. E le ward. Questo forte, molto forte, molto molto forte. Jewel Plaid. Li facciamo 1000 LP. Occhio, occhio. Ci siamo. Gianna Tarik, la coppia che scoppia. Quanto siamo? Record? Record? Forse il record, sai.